Finiti i festeggiamenti, Michele, in doccia, parliamo un po' di questa Juventus che ha vinto il 21esimo scudetto, il tuo primo titolo in Italia. Ma sì, l'ha vinto, meritatamente, abbiamo 4 punti di vantaggio, rimane una partita, è finita, matematicamente adesso è finita. Il primo, spero, ho firmato 2 anni di più, spero che non sarà l'ultima. Adesso siamo contenti, ma quando si gioca in alto livello non si deve sempre pensare a quello che abbiamo fatto oggi, ma a quello che faremo domani. Questo, c'è ancora la finale, il campionato d'Europa con la Francia, ci sono tante cose da fare ancora. Senti, che sapore ha però per te questo primo titolo? Diciamo è il frutto di tutta una stagione, di un lavoro abbastanza difficile. Abbiamo perso il titolo l'anno scorso, volevamo quest'anno vincerlo a tutti i costi, siamo arrivati con fatica, ma siamo arrivati. Senti, che voto daresti a Platini a fine campionato? Attento alla lavagna, eh? Che voto, scusa, non possiamo anche fare il giocatore, anche fare il giornalista. Ma tu puoi farlo. Se voi siete pagati per fare il giornalista e noi per fare il giocatore. Le voti le date voi. 7,5? Non lo so, se lo dici lei. Zibi Boniek, una partita volenterosa, alla fine hai voluto fare il giro del campo salutando i tifosi, perché? Perché mi pare che oggi c'è un giorno di noi, siamo tutti felici, però dobbiamo anche ricordare i tifosi. Giochiamo per noi, ma anche per i tifosi che portano soldi a società, che fanno tifo per noi. Diciamo che io anche ero un po' obbligato di fare questo giro, perché i tifosi sempre urlavano il mio nome, mi sono molto vicino e volevo ringraziare. Senti, questo per quanto riguarda la squadra, dentro di te non c'era quasi, non dico una rivincita, ma quasi un saluto personale, visto e considerato che si vocifera che tu devi cambiare casacca. No, forse un po', ma non pensiamo di queste cose, diciamo che adesso c'è Coppa delle Coppe, che bisogna vincere per arrivare all'ultimo traguardo con, diciamo, alla grande, e dopo ci pensiamo. Furino numero 16, questo è lo stipetto di Beppe Furino, tanti anni nella Juventus. 15 anni. Senti, quando l'hai chiuso questa sera, quando la Juventus ha vinto il 21esimo scudetto, tutto sommato hai pensato a qualcosa di particolare? Ma oggi è stata una giornata particolare, vivevano in me diverse sensazioni di rammarico per il tempo che è passato, di nostalgia per tutti questi anni passati in questo ambiente, di gioia per la conquista. E cosa hai provato, Beppe, quando Giovanni ti ha fatto segno di entrare in campo al secondo tempo? Ma ero lì che io trepidavo dall'attesa, mi muovevo stando da fermo così, i muscoli li tiravo. E sono sensazioni che si accavallano. Diciamo che la sensazione di gioia era superiore a tutte le altre. Senti, questo fatto di eguagliare il primato di Ferrari, tutte queste cose che si tirano fuori in queste occasioni? Sono tutti dati statistici, a parte che io non mi metto allo stesso livello del grande Ferrari, lui era un campione del mondo e uno che è rimasto nella storia del calcio. Beh, anche tu. Io sono un umile pedatore, ho vinto 8 campionati e sono contento. Beh, lo scudetto importante è sempre quello che è ancora da conquistare, non quello conquistato. Il 21esimo, se dovesse venire, è già dimenticato. Per quanto riguarda questa stagione, vogliamo guardare un po' a ritroso, avvocato, il cammino di questa Juventus che tutto sommato ha dominato questo campionato, ha giocato meglio di tutti, la squadra più forte, non ci sono dubbi. Beh, direi che ha condotto un campionato regolare, è stata arrestata 2 volte, contro il Torino e contro il Verona. Se non avesse avuto quei 2 arresti, il campionato non avrebbe avuto storia. Qual è il segreto di questa Juventus, avvocato? Lei ce lo può dire?
Cos'è questo fascino indiscreto di questa Juventus che vince il 21esimo scudetto e pensa a vincere il 22esimo? Mettiamolo in un altro modo. Diciamo che abbiamo vinto 21 scudetti su un po' meno di 90 anni di storia. E più di uno scudetto ogni 5 campionati. Qual è la nostra prospettiva per l'avvenire? Di vincere, diciamo, 1 su 4, di migliorare la media. Qual è il numero dei nostri tifosi? Sono più di 10 milioni, un italiano su 5. Speriamo che diventino 1 su 4, questo è il nostro obiettivo. Discorso di produzione, questo avvocato. Discorso così, di programmazione del divenire della nostra squadra e dei suoi tifosi. E guardando il futuro, visto che ormai siamo in linea di programmazione, già in mente la nuova Juventus di Coppa Campione? No, vi dico la verità. Evidentemente anche noi abbiamo dei progetti, ma preferisco non parlare di questo perché riguarda le persone, e le persone della Juventus sono importanti e le rispettiamo tutte. Un consiglio se le può dare ai suoi nemici e amici della Roma che affrontano in Coppa Campioni il Liverpool il 30 maggio? Vi dico subito, io speravo che questa finale di Coppa Campioni avrebbe potuto essere fra Roma e Juventus, e naturalmente speravo che avessimo potuto vincere noi all'Olimpico. Così stando le cose, mi auguro che la finale dell'anno prossimo possa essere fra Roma e Juventus, con loro vincitori di Coppa Campioni e noi vincitori di campionato. E di nuovo mi auguro che possiamo vincere noi. Grazie. La partita nel giorno dello scudetto passa in secondo ordine. Primo tempo della Juventus, ripresa dell'Avellino e pareggio dunque equo. Il gol che sblocca il risultato è di Rossi, servito da Boniek. Successivamente, nel secondo tempo, il crescendo irpino, dinanzi ad un avversario ormai demotivato, sfocia nel fallo di mano di Cabrini. Per Paparesta è rigore. Segna a Colomba e batte un Tacconi, ex di lusso, in molte circostanze insuperabile. Juventus fa 21, Torino fa festa.